Bella a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovissimo video. Io sono Manu e oggi siamo ritornati qui sul secondo episodio di Five Nights at Freddy's Security Breach. Ragazzi, se vi siete persi il primo episodio lo trovate sul mio canale e troverete anche la playlist in teoria. Qui abbiamo due nuove robe, due nuovi mostri sicuramente. Ragazzi, nello scorso episodio abbiamo iniziato la nostra avventura all'interno della pizzeria, che mi sa vogliamo dirla così, e adesso ci troviamo all'asilo nido. Scivola! Che figo! Mamma mia! Che figata, raga! Vi immaginate c'è nascosto un regalo qui? È impossibile. Però è una gran figata. Che bello, raga, le palline. Ragazzi, mi raccomando, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale. E lasciate un bel like se vi piace tuffarvi come ha fatto il tizio. Lasciami! Ok, vaffanculo. Che cos'è? Ah, per attirare la sua attenzione. Drone di divertimento. Raga, sto dando un attimo esplorata perché mi piace troppo girare sti cosi, raga. Mi sembra un bambino, raga, però mi dispiace, devo farlo per forza. Si passa da questa parte. Dove sto andando? Che figo. Vediamo dove dobbiamo andare. Abbiamo qualcosa. Qui posso salvare. Bene. Salviamo. Badge di sicurezza. Il badge di sicurezza ti consente. L'accesso. Adesso abbiamo il primo. Quindi con questo noi possiamo entrare nelle camere. Raccogli. Torcia! Beh, Sole, non ti piace il buio? Ma penso che alla luna piaccia invece. Mannaggia, aiuto! Siamo nella merda, raga. Ok, con quelle posso ricaricare la torcia. Fermi, 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 fermi. Fatemi entrare in sti giochi che mi sento al sicuro. Anche se penso che il tizio possa venire. Generatore. E il primo l'abbiamo attivato. Adesso ne mancano un po'. Qui non posso andare, devo salire di qua. Allora, raga, sta musica non mi piace assolutamente perché è molto inquietante. Devo trovare i generatori di luce. Posso? Toc toc, chi è? Allora, il giallo. Il giallo, per seguire il giallo dobbiamo andare. Io cosa ne so? Raga, io mi sto cagando addosso. Fermi, fermi tutti che sento rumori brutti. A te non ti ho ancora attivato. E luce fu. Accendi tutti. Ok, allora saliamo. No, di qui si scende. Dobbiamo salire, bene. Cuscini, che figo. Allora saliamo. Altro generatore, accendi. Ne mancano due. Saliamo ancora più su. C'è lo scivolo. Qui possiamo andare. Qui c'è un'altra intersezione. Possiamo andare da questa parte.
Ok, no, di qua ci siamo stati. Allora, raga. Porca puttana! Corri, 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 corri! Mamma mia che... vabbè raga. Ragazzi, che cosa ho appena visto? Mamma mia. Allora, raga, abbiamo il rosa, giallo, rosso e blu e verde. Quindi, questa volta non ci possiamo sbagliare. Sono un totale di 5 cavi. Quindi cerchiamo di impegnarci. Dobbiamo attivare solamente 5 cavi, raga. Cioè, non è difficile. Allora, impegniamoci. Passiamo da questa parte, in teoria dovrebbe esserci il blu. Allora, vediamo un po'. Una volta aver fatto questo, possiamo andare di qua. Il blu va da quella parte. Allora, quindi possiamo andare da questa parte, passare di qua. C'è il giallo. E il giallo, eccolo qua. E quanto riguarda il giallo, è fatto. Allora, saliamo da questa parte. Abbiamo il verde. I monelli vanno trovati. Stai zitto. Il rosso è qua. Quindi rosso e giallo è stato trovato. Adesso, andando da questa parte, girando e andando per di qua. Ok. Vedete, il verde è qui. Io per arrivare al verde posso fare una roba del genere? Assolutamente no. Quindi devo scendere di qua, girare e mi ritrovo un'altra volta al punto di ripartenza, vero? Mi sa di sì. Ok. Dai, ti fermo che ti uccido, te lo giuro. Porca miseria. Non vedo niente, raga. Allora, impegniamoci. Devi stare zitto. Tu sei con l'omonello, non io. Allora, raga, io vi giuro, per quanto possa... Cioè, il blu, dov'è sto blu, raga? Non lo trovo assolutamente. Il verde è là. E mi ricordo che io devo salire in un punto. Oh, vaffanculo, eccolo qua. Il blu l'abbiamo trovato. Fermi tutti. Il blu è trovato. Adesso mi ricordo che per trovare il verde devo salire in un punto alto. Quindi devo salire di qua. Saliamo, benissimo. Qui abbiamo il verde. Ottimo. Adesso io per arrivare al verde dovrei cadere in uno di questi punti. Forse qua. Non credo. O forse sì. Questo è fatto, signori. Siamo zitti. La torcia mi si sta pure scaricando. Allora, per andare di là. Non è possibile! No, vaffanculo. Vaffanculo. Ragazzi, ci troviamo qua. Al generatore rosso. Porca di quella. Allora, ragazzi. Al generatore rosso correte. Dobbiamo andare di qua. Scendiamo. E passiamo finalmente sto schifoso ponte. Adesso. Allora, dov'è il generatore? Mi dice che è sopra. Saliamo. Ed eccolo. E luce fu. Raggiungi Freddy fuori dall'asilo nido. Mamma mia, raga. Vi prego, mai più. Freddy ora dove sta? Fuori, qui, no? Vi prego, ragazzi, mai più. Mai più. Mamma mia. Ok, non di qua. Ok. Ah, no, devo aprirla. Ma vattene, vaffan...
Sì, me ne vado subito, non tornerò più. Bene, c'è Cicane. Entra, 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 veloce, veloce, veloce. Brava Cica, ciao. Ma allora c'era la festa, allora. Pezzi di merda. Allora, signori. Un attimo solo, signori, diamo una esplorata. Livello 2, non posso fare niente. Sempre livello 2 dello staff. Mentre qui non abbiamo niente. Molto bene. Mamma mia, ragazzi, io ve lo giuro. Qua dentro non ci voglio andare mai più. Mai, mai più. Freddy non cammina più di così. Questa potrebbe essere una brutta cosa. Allora, io adesso voglio vedere. Ah, non posso guardare l'orologio. Sì, che posso. Messaggi, missioni, luce fu. Scappa dal nido con Freddy. Ok. Allora io in teoria dovrei. Ok. Tieni d'occhio l'ora. La ricarica. Ah sì? Bene, e io dove. Si posso. Devo trovare una postazione di ricarica. Freddy, se la trovo. Devo girare, mica so al 100% dov'è. Qui non posso andarci. Ciao. Pezzo di schifo che non sei altro. Ci ribecchiamo, vero? Freddy, io non trovo nessuna postazione di ricarica per te. Comunque, sto girando qui in zona. Ma non trovo nulla, anzi qui. Che cazzo è successo? Allora, raga, rigiocandolo, come potete vedere, posso venire addirittura qui. Qui c'è un regalo, ho trovato. Girando un po' il potenziamento della batteria della torcia. Ti dirò che ne valsa la pena come regalo, raga. Cioè, mi stavo facendo qui un giro tra le palline, tra le cose divertenti come un bambino, raga. E allora, signori, rieccoci qua con il nostro Freddy. Allora, vediamo, questa volta cerchiamo di non combinare cazzate. Avrei dovuto salvare. E come se avrei dovuto salvare? Vediamo. Gregory, where are you going? Un secondo solo, Freddy. Vecchio poster. Let's go. Questa volta si va avanti. Dovevo prenderlo, ragazzi. Qui c'è la torta di Chica. Ma stai zitto. Per quanto tu possa essere figa, lasciamo perdere, raga. Allora, tieni d'occhio l'ora, entro la fine di ogni ora, entri in una posizione di ricarica, altrimenti ti scopriranno. Le postazioni sono evidenziate sulla. Ok, Fred's mappa. Mappa. Io non ho una mappa, bro. Potrà vagare liberamente, bene. Ok, qui serve il pass. Lobby, io devo tornare indietro, raga. E se qui non posso andare? Qui neanche. I monelli vanno trovati, tu devi stare zitto. Devo sbrigarmi, raga. Lobby, lobby di qua. Anche se qui, raga. Mamma mia. Ho quella voglia di esplorare che non. Cos'è? È un regalo, ma non è uno di quei regali che si può aprire, mentre questo. Sapete cosa vi dico, ragazzi? Ma chi cavolo se ne frega, raga. Vediamo se. Cioè, se ci fosse un regalo. Ok, ma se è un messaggio. Non è tanto interessante. Comunque, ragazzi, ho tempo fino a luna. Torniamo indietro immediatamente. Sì, lì c'è gente. Allora, ce l'apri. Ah, perfetto. Ok ragazzi, stavolta dopo tantissimo tempo ce l'abbiamo fatta.
What the fuck? Cosa? What was that? That is a fountain. A fountain is a decorative reservoir used for discharging water. Not the fountain. You didn't see the dancing rabbit lady right in front of us? No, I did not. There is no rabbit at the Mega Pizzaplex. Not anymore. This is crazy. It's like the whole place is trying to get me. I am not. Why? I do not know. I want to help you. Maybe they want to help you too. Non penso, Freddy, non penso. For some reason, you're different. È vero, questo sì, Freddy, tu sei l'unico che pigiama a parte, ho sbloccato un trofeo. Good news? 5 hours? I'm not gonna last 5 minutes! Do not panic. If we get separated again, you can always call me on your fast watch. As long as I have power. And I am able to reach you. Ok. Premi L1 per chiamare Freddy in tuo soccorso. We should get moving. You can access the main atrium with your new security badge. Però sai come dire Freddy, mi trovo molto meglio a stare con te. Gregory, I have identified 2 possible exit points. The main loading dock is located. Lo so, raga, sto andando un attimo di qua, 2 secondi, non è ben niente. There is also a fire escape in the 3rd floor prize counter. Check your fast watch. I will mark both locations on your fast map. It appears that you have no fast map. You should be able to obtain one from the greeter on the center balcony. Che cazzo? Ready? Vabbè, va bene. La missione, mappa gratis. Hey, superstars! It's me, Freddy! Welcome to the Mega Pizzaplex! Grab a jumbo slice of pepperoni and top it off with an ice-cold fizzy fizz! Then enjoy our super games and attractions! Molto accogliente sto ascensore! Stop by Rockstar Row and meet me in person! Have fun and have a fazzerific day! That was not me. That was a recording. I want to make sure you are not confused. L'avevo intuito, Freddy. Ok, dove dobbiamo andare adesso? Ancora stiamo salendo, è assurdo. Dove stiamo andando? Ma questo posto è gigantesco, raga. Cioè, sembra piccolino, ma in realtà è enorme. Oh, siamo arrivati, mamma mia. E naturalmente guardo io dall'altra parte. Porca puttana. Buongiorno. Sì. Mappa gratis. Feds map. Buon divertimento. Arrivederci. Vada via per favore. Non mi toccare mai più. Mamma mia. Pian terreno. Piano 1, piano 2, piano 3, piano 4. Ma voi ve ne rendete conto di quanto è grande sto posto? Sono al piano 2. Ma voi ve ne rendete conto di quanto è gigante sto posto? Mamma mia, raga. Ok, possiamo vedere le stazioni di ricarica e altra roba. E anche dove è Freddy, eccolo là. Dove è Freddy non lo so, raga. Sì, sì, credo. Cioè, io provo a chiamarlo, ma si è buggato sicuramente. Ricarica la torcia. Anzi, ce l'abbiamo potenziata, quindi questa potrebbe ritornare come cosa utile. Ma io adesso che cosa devo fare? Missioni. Trovo la banchina di carico sotto l'area ristro del primo piano. Trovo l'ufficio di sicurezza dell'angolo premi al terzo piano. Oh, Freddy, sei qua? Allora. Mamma mia, che caga. Ho sbagliato, scusate. Un attimo. Fermi. Io sono al secondo piano con Freddy. E dovrei andare al terzo. Cioè. Ok, io posso rientrare qui. Ma a me non mi interessa rientrare. Questo neanche. Vabbè.
Bene, facciamo. Ah, sì, posso salire qua. Vabbè, benissimo. Guarda, cosa succede se chiamo Freddy? Mamma mia, raga, quanto è inquietante. Modollato è bellissimo. Allora, qui abbiamo roba, va bene. Centro dove mi posso nascondere in caso di gente brutta che mi stia inseguendo. Mentre io direi che noi dobbiamo salire di qua. Mentre qui che cosa c'è che non avevo visto? Ah, dove c'è stato lo spettacolo. Ok, Freddy, vieni. Good news. It looks like the door to El Chips is open. Freddy? Cosa stai facendo? E lui si tippa, però vabbè. Andiamo con Freddy che è meglio. Che ha la torcia infinita. E allora, vediamo un po'. Mamma mia, tutte slot machine. Ah, questo è il mio sogno, signori. Il mio sogno, raga. Sapete che sono un grande fan di retro game. Allora, dobbiamo andare alla stanza dei premi, a quanto ho capito. Mentre da questa parte è la sala del regista. Un secondino. Freddy, dammi. Serve un oggetto. Non so cosa serva. Vabbè, vuol dire che non sarà importante. Bene, allora andiamo per di qua. Totalmente chiuso. Quindi, l'unica mia ipotesi, Freddy, entriamo dentro di lui. Freddy, dove dovrei andare a questo punto? Perché io adesso sono al terzo piano. Bene. Essendo al terzo piano, io posso andare di là? Anche perché non ho dato un'occhiata. Ma io sono venuto di qua. Ah, ma non sono andato da questa parte. Bene, bene. Questa è una porta che si apre? Out of order. Vabbè, ok, a posto. Come non detto. Allora andiamo da questa parte. Bene, bene. Facciamo che. Ok, Freddy. E allora adesso tocca a noi. Grazie, amico. La raga, salviamo la partita per piacere, vi prego, salviamo la partita. Ok, basta, è finito finalmente i brutti periodi di ritornare a giocare contro quello. Questo cosa c'è? Sbaglio, vabbè, diciamo perde. No. Ragazzi, io ho sentito passi e credo non sia Freddy. Per niente. Quindi, beh, dove devo andare, raga? Cioè, non capisco. Exit. Ok, però sai com'è? Aspetta, regalo. Prendi, prendi, prendi! Regaluccio! Fizzy Fazzmonti! Porca di quella miseria! No, no, tu non vieni qua! Tu non vieni qua! Dai, ferma! Io non ne. Signori, io non so cosa avrei potuto fare, non potevo fare niente. Allora, signori, se questo non mi rompe le palle, noi dobbiamo andare da questa parte. Una volta aver fatto questo, possiamo accedere a questa parte. Che belli questi, raga, lo che.
Mamma mia che caga, lo che è da tavolo. Bellissimo, ci ho giocato anch'io, raga. La mia cosa di esploratore è così grande che è impossibile non girare in tutte queste bellissime slot machine. Stai zitto tu. Allora, qui. Ah, vabbè, ci sono anche i posti dove mi posso nascondere. Freddy, it's not opening. How unfortunate. Head past the Superstar Gate wall to the back of the arcade. There is a roll-up door at the very back which leads to the prize counter. Bene. La zona dell'angolo premi. Stai zitto, non parlare perché ti affogo. Ragazzi, Foxy è troppo veloce. Non ci credo. Allora, ma voi vedete quanto è veloce? Ma stai zitta. È ancora qua. Signori, ma se lei non se ne va. No, non mi sono perso. Voglio andarmene. Voglio che tu te ne vada assolutamente via da questo posto. Signori, io non ho cliccato neanche un tasto. Ho cliccato il tasto per zoomare. Ve lo giuro, ve lo giuro. Se siete saltati non è colpa mia. Allora, raga, sono un'altra volta qua. Facciamo attenzione perché quelli con la scopa a volte sono socievoli, a volte no. La scopa col mocio. Freddy mi ha detto di andare dall'altra parte della sala giochi. Mamma mia. Addirittura io posso entrare in bagno. Bravo, stai zitto. Raga, non ci vuole nulla. Ma signori, io ve lo giuro. È la quinta volta che riprovo e muoio sempre perché Roxy è così veloce, furba e ovviamente una volpe. Cioè, anche se io mi nascondo, raga, lei sente il mio odore. Odore di bambino, raga. Ma stai zitta. Comunque, qui dobbiamo andare, raga. Vi faccio vedere dalla mappa. Mi trovo qua. Chiusa. Non è possibile! Non rompere le palle. Brutta volpe schifosa. Stai zitta. Non è possibile, signori. Basta. Basta, non ne voglio avere più a che fare, raga. Sì, certo, nel frattempo perché non invitiamo qualcun altro alla festa? Non è vero, raga, non è vero! Le cazzine del caporca pu... Rigiocandolo, raga, mi sono imbattuto al bagno e c'è un palloncino Chica. Che bellino. Ovviamente telecamere al bagno non esistono, ma da un lato è anche più... È giusto.
Ma voi vi rendete conto, signori? E allora, ce la facciamo? Corri. Il Music Man, cioè, veloce, per favore. Ragazzi, come devo fare? Turno di notte. Colloquio d'uscita? Certo che ero in trappola dentro alla sala giochi. Ogni volta che esco dall'ufficio della sicurezza mi chiudono fuori. Il mio livello di autorizzazione è ridicolo. Mi serve uno di quegli stupidi pass festa. Faccio parte del team della sicurezza. Non dovrei avere accesso a tutto? Giuro, queste cose che mi mandano fuori di testa. Questo posto non è sicuro. Datemi i miei $100 e me ne vado. Raga, nessuno ci vuole lavorare qui. E nessuno ci vuole stare qui. Come è sottoscritto. Il primo sono io, ragazzi. Ragazzi, io sto correndo, non so se capite. Adesso. Subito sinistra, destra, forza, veloce, 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 veloce! Affanculo. Dov'è? Dov'è? Fermi tutti. Fermi! Dov'è? Non mi fate cagare addosso perché vi picchio, ve lo giuro. Ah, vieni qua! Raga, io devo salvare per forza, basta. Non ce la faccio più. Io vi taglio, ragazzi, ma io è da 3 ore che sono qua. Perfetto, Freddy. Badge di sicurezza. Ma ci vorrà del tempo, Freddy! $2.50. Raga, è tipo FNAF, che figo! Però non capisco. Telecamere. Qui abbiamo il bro. Il bro è molto molto seccato, molto. Ok, tu vattene via. Cioè, non mi interessi proprio. No, non voglio il tuo aiuto. Raga, dobbiamo aspettare. Ricarico la torcia nel frattempo. Signori, io sono nel panico in questo momento. Ok, tu vattene via. Ok, c'è Monty, raga, il problema è lui. Non posso tenere le due porte chiuse, raga. Altrimenti l'allarme poi salta e non... E si aprono automaticamente.
Guardate, mi vedo io, che figo. Sono un nano, però vabbè. Chiudi immediatamente. Bravo, coccodrillo. Freddy, quando ci vuole? Ragazzi, non so perché la porta, come potete vedere, è andata a quel paese. Non è vero. E lo so, Freddy. Lo so, Freddy. Sai qual è il problema? Che io non posso uscire. O almeno, aspetta. Se ne sono andati? Aspetta. Salva! Salva, salva! Ragazzi, ha sapete una cosa? Io per il momento mi fermo qua. Basta. Perché è assurdo, raga. Il gioco, raga, ti mette... Non so se l'avete già provato, ragazzi, ma questo gioco a volte è così complesso che avrete anche molta difficoltà. Comunque sì, ragazzi, l'ho superato questo stage. E meno male. Vabbè, ragazzi, noi ci becchiamo al prossimo episodio, con la prossima di quartiere, come al solito è tutto. Raga, vi prego un like. Vi prego. Solo questo mi può aiutare. Bello.